80, ne abbiamo? Anche 70, non l'ha vista? È ottimo. Però là dovrebbe essere Caspoggio, quel paese lì, che è dove, questo qua su qui, è dove c'è l'arrivo e danno il pacco gara. Personale, si legge cosa c'è scritto. Sì, però quelli secondo me. Questo è il sesto della gara da 100 miglia, 160 km, è arrivato adesso. Sesto classificato. I bomber allucinanti. Domani speriamo di arrivare qua. Allora, il tempo è allucinante, spiovigina tutt'oggi, prima pioveva molto più forte. Comunque noi partiamo da quel paese lì, che è Chiesa in Valmalenco. Mi ha detto un bomber che più o meno passiamo qua sopra, andiamo a finire qua sopra, che c'è, cos'è, il Ventina. Tipo gli attraversamenti in neve, saranno qua in mezzo, quindi siamo qua dietro e poi sbuchiamo fuori in quella valle là, là in mezzo, per poi scendere e risaliamo, mi ha detto, da questo pratone qua, ci infiliamo dietro a sto monte qui enorme, che mi ha detto il nome ma non mi ricordo. Passiamo tutto il giro, facciamo tutto il giro attorno a questo monte enorme qua, per arrivare poi qua dietro, e l'arrivo a Caspoggio è qua di dietro. Questo è più o meno, molto approssimativamente, il giro che dobbiamo fare. Adesso vado in hotel a guardare un attimo il pacco gara, metto a posto le ultime cose, mi sa che mi preparo e vengo già in qua per cercare un parcheggio, perché dopo devo prendere la navetta che mi porterà alla partenza ed è un delirio. Piumino della Wood Couscous, una boccia di rosso Castelask, questo fa sempre comodo, una roba tipo Rigamonti, quando e dove vuoi. Ah, sono dei tipo dei sfilatini di bresaola, una roba stranissima di carne. Buono per il pasta party, bello il posterino così. Vasetto di miele, braccialettino della Wood, un gelino, calzino molto bello, Scott, il numero di pettorale. Parcheggiato in zona arrivo, adesso aspettiamo le 9:30 che arrivi la navetta. Intanto mi mangio la pasta fredda che mi sono già preparato, così non ho lo sbattimento di correre, trovare il ristorante, mangiare, bla bla bla. Qua c'è il controllo del materiale. C'è andato sto coso qua che lampeggia, c'è un casino, è il GPS che dobbiamo tenerlo nello zaino per tutta la durata della gara. Qua ho incontrato sto ragazzo qua che è Riccardo Brotto. Riccardo Brotto, che anche lui ha un canale YouTube. Fa video anche di trail. Solcare questo bellissimo viaggio insieme, e mancano 4 minuti alla partenza, quindi
figata lì, tipo un bivacco autogestito, e boh, sono andato da bere, c'è un botto di gente, tutti sti bivacchi, sentieri. La neve non è ghiacciata, però si scivola un po' e è una fatica di Dio, perché è salita, pesa, una sassaia mostruosa e c'è sto nevaio lungo qui per arrivare chissà dove. Oh, ghiacca, fatta roba, è assurdo. Cioè, non so se rende, quelli là sono gli altri corridori, non renderà col telefono, ma fare sta discesa qui così impettata con un freddo porco, un vento della Madonna, dritta, cioè a livello psicologico è una roba devastante, eh. Bella da vincere. Cioè, non si sta. Dici, come si fa a venire giù da una roba così? Eh? Parlo da solo, è finita. Porca troia. Allora, lì c'è Chiareggio, lì c'è il rifugio, bar, boh, ristorante, comunque il posto dove abbiamo preso le sacche e ci siamo cambiati quasi tutti. Adesso mi sono messo un po' più leggero, sta albeggiando, cioè sembra una bella giornata, temperatura un po' freschina ancora, però adesso, finita quella sassaia impestata marcia, dovremmo avere un pezzo abbastanza un po' più easy, poi dopo ce ne sarà ancora sicuro del sasso, perché non sono abituato, non è il mio terreno, non mi piace neanche tanto il sasso, però proviamo di portarla a termine. Che bomba! Guarda dove sono. Arcobaleno è allucinante sto posto. Sì. Vedi, arrivi in dei posti così e boh, la gente a caso ti dà da bere, da mangiare, una figata assurda. La prima gara che mi capita così.
Ma mille bivacchi, case di famiglie che ti danno da mangiare e da bere. Coca a tuono, proprio a tuono, sì. Avete il bicchiere? Sì. Andiamo arrivare al rifugio che più o meno dove che sta il mio dito. C'è il rifugio. Quello è un mega ghiacciaio, non so il nome. Quello è un altro mega ghiacciaio. Fabosi, ho fatto una cazzata. Non mi ero ancora svegliata. Sì, ma avevo bevuto due bicchieri di tè, mi sono... Non ne ho più. Non ne ho più. Non arriviamo più alla forcella. Ultimo rifugio e poi c'è 10 km verso il caspoggio. Non posso più. Arrivo, pare. Eccole qua, in due, insieme. Il numero è quello giallo e signori significa 90 km. La loro gara, vediamo chi sono, accompagniamoli signori, benvenuti a Caspoggio, benvenuti alla fine della vostra avventura in mezzo alla meravigliosa Val Malenco. Arrivano Alberto e Omar. Bravi. Mi state guardando in giro come dire, già finita? Quasi, era quello il pensiero, è già finita? Ragazzi, siamo già arrivati, sono finiti in un... Niente. Si è finita, l'ho finita in malo modo perché sono arrivato veramente stanco, morto, a pezzi. E niente, gara difficilissima per quanto mi riguarda, veramente difficile, impegnativa, ho i piedi sfondati, sono caduto, male alla spalla, un po' tutto quanto, però dai, l'abbiamo portata a casa. Soprattutto grazie ad Alberto, il mio compagno di viaggio, che più o meno da metà, e questo, per questo lo ringrazio, da metà gara io volevo ritirarmi. Lui, no, ma va là, guarda come vai bene, poi dopo era stanco anche lui, quindi l'abbiamo finita assieme e niente, lo ringrazio perché senza di lui sicuramente io mi sarei ritirato, non ne avevo veramente più. Grazie anche a Stefano che ci siamo visti un po' all'inizio e durante
durante la gara, l'imbianchino che non so il nome, abbiamo fatto un pezzo assieme, poi c'era quell'altro ragazzo che non ricordo il nome, insomma è stato un bel viaggio e ho conosciuto un bel po' di gente, nella sofferenza ci siamo fatti conforto l'un l'altro e bella gara dai, adesso me ne torno nella bassa tra le zanzare e l'umidità.